Un saluto da Paolo Sinibaldi, come sempre vedrete un bel servizio realizzato con immagini e montaggio da parte di Luca Romano, la TV Lab. Sport equestri, equitazione. Nel primo servizio che vi abbiamo proposto qualche tempo fa siamo andati a Nocciano per una manifestazione giovanile, il Pony sotto le stelle. Stavolta ci trasferiamo nel Teatino, anzi nell'area del Teaterno, dove c'è un circolo fantastico. Le immagini, devo dire, parlano in maniera autonoma. Guardatelo bene, lui è Valeriano Lissa Lattanzio. L'abbiamo visto anche gareggiare, tra l'altro, però ha organizzato, gestisce questa area bellissima. Intanto complimenti, perché i complimenti arrivano abitualmente. Qui si sono disputati anche i Giochi del Mediterraneo del 2009. Sì, nel 2009 abbiamo avuto questo onore di organizzare qui da noi i Giochi del Mediterraneo, la specialità del salto ostacoli, e da lì abbiamo continuato a organizzare eventi a cadenza mensile sul nostro impianto. Sempre molto frequentato, anche e soprattutto, come in questo caso, quando ci sono le manifestazioni di sport equestri di qualsiasi livello. In questo fine settimana ci sono tantissime gare da vedere. Sì, questo fine settimana abbiamo una 3 giorni importante con un circuito di crescita tecnica, una fase regionale del circuito di crescita tecnica, con delle gare dei puledri, delle gare per il secondo grado, delle gare per il primo grado e ovviamente i brevetti più piccoli che possono iniziare ad avvicinarsi al nostro sport. È uno sport molto bello, molto affascinante, va conosciuto, però nel caso di Valeriano, no, qui è iniziata anche una grande, bella attività organizzativa e imprenditoriale. Come è scattata l'illuminazione? Questo posto in realtà nasce 40 anni fa per una folle idea di mio padre, che aveva cominciato a gestire un laghetto di pesca sportiva sostanzialmente, e da lì pian piano si sono aggiunte altre attività con il ristorante, il bar ovviamente, e pian piano negli anni si è avuta anche l'idea di fare l'equitazione e quindi abbiamo aggiunto queste varie attività e da allora ci impegniamo al massimo. Il circuito di crescita tecnica è un circuito a carattere nazionale che fa tappa in Abruzzo, un lungo weekend, 3 giorni con venerdì, sabato, domenica, tante gare, tanti atleti. Noi siamo venuti il venerdì, ma è una giornata pienissima di appuntamenti e di persone da intervistare, come vedete. Massimo Ciolli lo inquadriamo come istruttore federale di terzo livello, ma oggi è arrivato terzo in gara. Sì, sono molto 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 contento, perché il primo e il secondo erano 2 miei allievi, quindi io ormai faccio questo lavoro, questo non è un lavoro, questa è una passione, perché è una vocazione per noi seguire i cavalli, è pura passione. Lo faccio ormai, ho festeggiato l'anno scorso i 50 anni di agonismo, quindi, e continuo a gareggiare con i miei dolori, con i miei acciacchi a 63 anni, però continuo a gareggiare a livello nazionale, a livello internazionale, e diciamo i risultati arrivano ancora. Questo a dimostrazione che il nostro sport è uno sport estremamente longevo, si può praticare a qualsiasi età, e se ci si tiene un po' fisicamente dà delle belle soddisfazioni anche a noi che siamo un po' più avanti, insomma. Ecco, 50 anni fa com'era iniziare a praticare l'equitazione? 50 anni fa esisteva in Abruzzo solo un circolo, ed era il circolo ippico abruzzese a Chietiscalo. Poi dal circolo ippico abruzzese è venuto il club ippico Pescara nella pineta d'Avalos, nella pineta d'Annunziana, e questo circolo è stato per tanti, che mi ha visto allievo, mi ha visto poi anche presidente, è stato un po' un faro per tutta l'equitazione del centro-sud Italia. Ci sono state delle manifestazioni dove fin da allora arrivavano 400-500 cavalli, che sono i numeri che oggi non riusciamo ancora a rifare in Abruzzo, perché la nostra regione è una bella, bellissima regione, un bellissimo territorio per l'equitazione, però purtroppo abbiamo dei centri concorsi intorno che ci soffocano un pochettino. Lei è stato l'istruttore un po' di tutti,
No, prima si è definito a microfoni spenti il decano, nonostante l'età ancora molto giovanile. L'istruttore di tutti che significa? Di tutti, anche quelli che oggi sono diventati direttori di gare internazionali. Certo, sono stato istruttore di Stefano Monreale, che è uno chef de piste, e adesso sono io suo allievo, perché sono io direttore di campo di secondo livello, quindi lui ha scelto la strada, diciamo, della sabbia e del mettere a posto i percorsi. Io invece imperterrito ho continuato a scegliere anch'io la via della sabbia, a volte però finendoci in mezzo alla sabbia, perché non sono sempre tutte rose e fiori, però si va per terra, si cade, ci si rialza, come tutti gli sport. Ci sono le cose positive, le gare negative, bisogna prenderle in maniera sportiva, in maniera sportiva. Il presidente di giuria di questo circuito di crescita tecnico nazionale è Luigi Rizzo, che è un nome molto conosciuto in questo ambiente, e ci fa piacere averla qui in Abruzzo. Insomma, ci è venuto tante volte. Che situazione ha trovato oggi e in questo fine settimana? La situazione è una buona situazione. E qui c'è un centro ippico che ha un campo molto buono per saltare, e ha delle strutture molto molto valide. Non dimentichiamo che qui sono stati fatti e si sono svolti i giochi del Mediterraneo nel 2009, quindi per la parte equitazione sono stati fatti qui, e molto, le strutture, dicevo, molto valide, per cui anche i cavalieri sono cavalieri che stanno crescendo sempre di più rispetto agli anni passati quando venivo, e c'è gente adesso che incomincia a capire il meccanismo, esce, diciamo, si provincializza un po', tra virgolette. Luigi Rizzo ha ricoperto nella sua lunga carriera anche tanti incarichi a livello federale all'interno del CONI. Beh, io sono un militare, e quindi sono stato da giovane campione italiano militare di salto ostacoli, e poi come militare sono stato il presidente del CONI militare, quindi il capo ufficio sport della difesa, che corrisponde al presidente del CONI militare, per cui sono istruttore, sono giudice di salto ostacoli, giudice nazionale di dressage, giudice nazionale di completo e delegato tecnico di completo. Tante cose, ovviamente, ma è d'accordo anche con chi magari come noi può avere un occhio un po' più esterno rispetto ai tecnici, agli addetti ai lavori degli sport equestri, che questo è uno sport bellissimo nelle sue varie discipline, che ha bisogno assoluto di essere conosciuto, però. Esattamente, ha bisogno di essere conosciuto. E ci ho aggiunto però. È vero. E sì, bisognerebbe un attimino prendere accordi, a mio giudizio, con le scuole, con i vari con le scuole soprattutto, per far conoscere questo sport. Purtroppo è uno sport che sotto certi aspetti costa denaro, perché il cavallo costa, bisogna mantenerlo, eccetera eccetera. Quindi non è come, non lo so, il ciclismo: uno si compra la bicicletta e poi pedala e va. E qui c'è un cavallo da mantenere, che deve mangiare, deve vivere per 365 giorni l'anno. Quindi questo forse fa sì che sia uno sport poco conosciuto, o poco, non dico poco frequentato, ma un po' meno della solita corsa che si fa, o il ciclismo o altri sport, del nuoto, eccetera eccetera. Gli sport equestri non sono tanto conosciuti, non voglio dire che ve li facciamo conoscere noi, sarei troppo presuntuoso, ma quello che vi garantisco e che vi prometto è che nel nostro lungo, speriamo, excursus sull'equitazione vi faremo conoscere tante storie. Cominciamo. Alessandro Romani è un tesserato del circolo ippico giuliese, Tour de Force. Insomma, hai gareggiato tantissimo. Contento? Sì, molto. Oggi è andata abbastanza bene, ha fatto la gara grande di 1,30 m, sono arrivato secondo con un cavallo, peccato con l'altro cavallo ho fatto un errorino
fatto cadere giù una barriera, sono arrivato sesto. Invece nella gara un po' più bassa di 1,15 m sono fatto zero, sono passato nel barrage. Nel barrage ho fatto un errorino, però mi sono classificato quarto, quindi sono abbastanza soddisfatto. Tu mi hai accennato, sì, gareggio da tanto, da quando sono giovane, cioè in realtà giovane, lo sei ancora adesso, in realtà gareggi da quando sei bambino. Seriamente ho iniziato a 12 anni. Piano piano mi sono sempre più appassionato a questo sport, soprattutto facendo le gare. Mi piace saltare, mi crea adrenalina e da lì con fatica ed esperienza piano piano siamo saliti a fare categorie più alte. Ti piace l'adrenalina? Avresti potuto scegliere magari, che ne so, il motociclismo? No, ti piacciono anche gli animali, ti piace proprio anche la tecnica di questo sport, degli sport equestri, dell'equitazione? Sì, sono un amante degli animali, non è solo... Il salto ostacoli non si basa solo sul saltare, c'è anche una preparazione dietro per quanto riguarda l'atleticità del cavallo, la forma fisica, non è solo saltare, anche tutto il resto, da terra e poi a cavallo. Poi hai deciso di intraprendere anche la strada di istruttore, che è un po' la normale prosecuzione per chi vuol continuare per lungo tempo. Sì, l'ho iniziato per passione. Nel senso che mi piace trasmettere agli allievi quello che io provo in gara e quando sono sopra il cavallo. Cerco di dargli il più possibile, di trasmettergli tutto quello che io percepisco sopra. Spero che con il tempo usciranno dei buoni allievi. Ti faccio una domanda banalissima, lo so, perdonami, ma al cavallo devi trasmettere, ma devi trasmettere anche la calma, cioè anche l'impostazione proprio strategica del percorso che andrai a fare? Certo, i cavalli quando sono in gara sanno di essere in gara, quindi se tu sopra sei agitato i cavalli si agitano, essere diciamo freddi che ti lo porterà a essere questo con l'esperienza. È un fattore importante, è una marcia in più. I nomi li faccio dire a loro così non sbaglio, nome e anche circolo di appartenenza. Veronica Monti, Teaterno Sporting Club. Beatrice Canella, Circolo Ippico Giugliese. Benissimo, avete gareggiato, facce sorridenti, cioè la sua un po' più sorridente, poi chiediamo perché, come è andata? È andata molto bene, oggi ho fatto la categoria C115 e ho fatto una barriera sul penultimo salto, però sono contenta in quanto la cavalla ha saltato molto bene, quindi un buon binomio si è formato tra me e la mia cavalla. Ecco, poi ti faccio la domanda su questa cosa del binomio perché mi interessa. Tu un po' meno sorridente, non so se per timidezza o perché, non so... Perché oggi ho fatto 3 barriere, è stata colpa mia. È stata colpa tua, perché la tua collega parlava del binomio col cavallo, perché bisogna essere un tutt'uno, no? Che cos'è che non ha funzionato? Oggi, magari tante altre volte avrà funzionato. Non riuscivo. Devi parlare col tuo allenatore. Ancora sì, perché ora ho finito. Ecco, poi ecco perché è preoccupata, perché deve parlare con l'istruttore. Invece il tuo binomio perché ha funzionato? Ha funzionato grazie comunque al mio istruttore che mi sta seguendo bene in ogni giorno e quindi stiamo lavorando appunto sugli esercizi, sul lavoro in piano e quindi ha fatto sì che comunque si è formato un buon binomio tra me e la mia cavalla, comunque ce l'ho da 2 anni la cavalla, quindi insomma siamo riuscite a fare bene questo percorso e domani andiamo avanti, quindi facciamo la 120. Sì, sì, è un lungo weekend, noi siamo venuti il venerdì ma ci sarà anche il sabato, la domenica. Concludiamo e brevemente ci dite così, perché, ma lo facciamo soprattutto per i nostri telespettatori, perché avvicinarsi al mondo dell'equitazione degli sport equestri secondo te? Perché mi è sempre piaciuto stare a contatto col cavallo. Bene, a lei piacciono gli animali e invece dai, dacci un altro buon motivo, non tanto per noi che verremo spesso quest'anno, però insomma per chi ci sta guardando. Allora, lo sport dell'equitazione per me è comunque uno sport che forma moralmente e soprattutto anche i bambini li responsabilizza in quanto comunque bisogna prendersi cura di un animale e quindi diciamo...
si impara a convivere con l'animale, a dargli da bere, da mangiare, passeggiarlo, montarlo, insomma le cure di pulizia anche, quindi è uno sport che forma a 360 gradi.